pazienza non desista. Il vascello è ormai in vista. Sakai.
Salve ragazzi, ben ritrovati su Fautori Gaming Network ed è con questa deliziosa, come deliziosa musichetta che ci avviamo al prologo di quelle che saranno una miriade di bestemmie, perché per chi ha seguito la campagna principale di Cuphead sa come andrà a finire ed è la ragione per cui Tyra e Caprioli sono già qui presenti. Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica. Per me sarà un po' meno una buona domenica, però questo ci toccava, questo diciamo che ci toccava in qualche modo, ecco, perché riposare dal Covid quando puoi bestemmiare ed espellerlo il Covid direttamente dalla bocca bestemmiando, e quindi questa è la nuova terapia che farà sicuramente furore una volta testata quest'oggi, e niente, noi ci avviamo in questa incredibile avventura con la signorina qui in mezzo, la nuova arrivata delle teste di tazza. Allora, inizia. Figa, che io ultimamente sto giocando dal PC con il pad Xbox, che c'ha X, Y e A e B invertito rispetto alla Nintendo, quindi anche questo sarà la prima cosa che sarà interessante, perché invertirò tutti i tasti. Poi seconda cosa, ho fatto quel minimo ritardo della live perché volevo usare il mio solito paddino che già usavo, che mi faceva tanto bestemmiare perché si spegneva continuamente. Con la Nintendo Switch non sarebbe stato il problema che si spegneva perché lo usi wireless, mentre sul PC non posso perché non c'ho il ricevitore Bluetooth, ma è scarico e non sapevo era scarico, quindi ho bestemmiato un po' ancora prima di iniziare la live. Ora è sotto carica, quindi se avrò problemi con questo pad della Switch, che sicuramente avrò problemi perché si era un po' scassato nella vetta, spero che nel frattempo si carichi a sufficienza per giocarci. Faremo un pit stop tattico a un certo punto tra una bestemmia e l'altra. Bene, fate le dovute procedure, precauzioni, avvisi, cazzi, mazzi, frizzi e lazzi. Sì, mi perderò nei tasti per forza, perché sono tutti letteralmente invertiti. Dove c'è la A c'è la B, dove c'è la B c'è la A, e X si è uguale, quindi non capirò un cazzo. Vabbè, noi intanto scegliamo uno a caso, ma poi vogliamo usare la signorina. Cazzo, è nuova. Vogliamo usarla. Che soffra anche lei un po'. Calice delle meraviglie, un messaggio urgente per voi. Mi troverete sulla costa Tazzine. Dov'è la costa Tazzine? Ok, sta là. Allora prego, vado. Mi accingo ad appropinquarmi in questa merda. A questa merda che per qualche motivo abbiamo accettato di fare. Salve! Calice delle meraviglie mi ha affidato un messaggio per te. Ha bisogno del tuo aiuto. Un'isola lontana, una scoperta misteriosa. Il vascello attende, è ora di salvare. Ma certo, figa, siamo qua per questo. Lo porto io, lo porto. L'orologio non sembra tanto buono, però non so se è un po' cattivo. The Delicious Last Course. Perché sapete che l'ultima volta che abbiamo giocato, vi ricordate, avevo fatto una live a caso e stavamo là. Cosa avrà mai spinto Calice delle Meraviglie a venire fin qua giù? Cazzo ne so io. Mr. Cole intanto si unisce a Fautori, lo salutiamo con ardore, buongiorno, buongiorno. Aciderba, Cuphead non saprei, spero che stia bene, siamo davvero lontani da casa. Porto io, lo porto. Per tutte le trottole, ce l'avete fatta ragazzi, una notizia formidabile, incredibile. E ha a che vedere con questo frollino qui, date un morso e vedete voi stessi. Azzi, il frollino incredibile. Ha funzionato davvero, sono di nuovo viva, figa. Ma ora io sono un fantasma. Azz! Che succede qui? È finito tutto sotto sopra. Seguitemi ragazzi, posso spiegarvi tutto. Io non mi ricordo i tasti per giocare, cazzo. Sarà un anno almeno che non ci giochiamo. Per anni ho cercato il modo di fuggire dal piano astrale, ma niente aveva mai funzionato. Fino a ora, ragazzi, vi presento Pinzimonio Salieri, il più grande cuoco che ci sia. Non riesce a superare il redato. Ti capisco, Mr. Colo. Io ci ho messo un sacco di bestemmie, ma tante. C'è tutto la mia run di Cuphead, te la trovi su YouTube, casomai. E c'è ovviamente anche il redato.
credo ci sia una puntata dedicata solo a lui, perché ci ho messo penso 2 o 3 ore a batterlo. Ti faccio gli auguri e ti auguro tanta pazienza, perché ce ne vuole veramente un sacco. Alza un pochino, ah scusate, eh sì, perché questo gioco c'ha la roba molto alta. Allora, ho abbassato un po' il gioco, adesso va meglio? È bilanciato meglio tra voce e gioco? Ditemi un po'. Fate sapere prima che continuo qua con Pinzimonio Salieri! Comunque, Dado era veramente uno stronzo. Non so se era peggio lui o poi il diavolo, onestamente. Non voglio manco ricordare. Va bene sto audio? Lo porto? Io lo porto, se no. Dai, andrà bene, se no mi dite che non va bene, sti cazzi. Allora, Pizzimonio Salieri, più grande comunque ci sia. Benvenuti, amici, benvenuti nella mia panetteria. Ah, Chalice, se pronuncerà così. Ma sì. Ciao Federico, buon pomeriggio. Il mio frullino ha funzionato a meraviglia. Oh, per tutte le stelle. Lo porto? Io lo porto. Ma sa che fino a una certa. Sono di nuovo un fantasma. Oh, bella, quanto volubile quel frullino. Dolce sapore, ma di breve effetto. Ma non vi angustiate, mie piccole tazzine. Ho elaborato una nuova portentosa ricetta. Un solo morso di questo fantastrufolo e avrete il completo controllo del piano astrale. Un fantastrufolo, signori. Questo fantastrufolo la riporterà in vita una volta per tutte, senza doverci scambiare di posto cose simili. Certo, c'è solo un problemuccio. La ricetta richiede ingredienti eccezionali, custoditi dai più temibili nemici. E per forza, qua ci entro in gioco io, lo porto io. Cispola! Beh, se il fantastrufolo serve a riportare Chalice alla vita, allora per Vinci Baco troveremo quegli ingredienti. Li porto io, li porto gli ingredienti. Cazzo se li porto. Io poi. Adesso mi sa che è finita il momento delle risate, ma comincia quello delle bestemmie, vero? In guardia, intrepide tazzine! Per recuperare quegli ingredienti sarà una sfida di ingegno e volontà. Ma ricordate che, come ogni buon piatto, gli ingredienti segreti sono anima e cuore. Ha scavito, ma te che... no? Niente paura, mentre sarete a zonzo continuerò a perfezionare la ricetta. So bene che darete il massimo per dare vita al fantastrufolo. Gli ingredienti leggendari vi attendono, amici miei. Dove ho messo il sale? Cazzo adesso, cazzi tuoi. Fantastrufolo Isanio Cotofronzolo. Ma veramente, fatemi bere un po', guarda che c'ho già la sete. Già vedo che va a finire male qua, perché non so i tasti. La cosa che mi spaventa di più, onestamente, è proprio la questione dei tasti e della levetta che non... la levetta sinistra che non funziona bene. Spero si carichi il pad nel frattempo. Comunque, un'ultima cosa ragazzi, ricordate di assegnare quel bel amuleto a forma di biscotto nel menu se volete combattere i panniciali. Sì, lo facciamo. Dove cazzo è la X? Lo porto, io lo porto, sta dall'altro lato. Come si fa? Ah, così. Potrei usare il doppio salto, la parata in scatto e la capriola invincibile. Beh, butta via. Pilastro amico... Chalice, sprigione energia strane. Ok, esplosione verticale. Baguette al limone, te al limone. La pepsina. La Pepsi Twist. Evoca un famiglio. Ok. Scatena la forma antica di Chalice e scaglia una bordata spettrale. Non so, questo sembra figo. Dai, proviamo prima la prima e poi vediamo. Ventaglio. Portata corta con danno elevato. Ok, proviamo a cominciare con... boh, proviamo a cominciare con quello normale. Con questo qua, scusate. Sparo a... ah, sì, perché potevamo avere due spari. Ah, merda, c'era un modo per cambiarli, quindi. Ottima copertura con danno medio. Mira all'indietro per avere portata massima. Ah, ok. Boh, diciamo che lo... dai, proviamo a lasciare così, tanto non mi ricordo un cazzo, quindi... dove devo andare? Che devo fare? Ricetta per Chalice.
andremo là? Ma sì, tanto uno varrà l'altro. Entra. Lo porto io. Che non ricordi testa. Mi mette ansia sta cosa. Ah, aspetta, forse mi fanno un attimo un... Ah, X scatto impara. Qui. Che è successo? Mi sono fatto male, non ha scapito. Così si spara. Ok. No, così credo di essermi fatto tipo male. Caprione, dai un... Boss fight per forza. Poi c'era un modo per cambiare... Ah, ok, così se cambia il tipo di spara. Ah, così se spara. Così cambio. Ok, con questo tasto qua cambio i cazzi. E va bene. Con questo non si fa niente. Con questo nemmeno. Con questo faccio. Vabbè, ma che si inculi sta roba. Posso andare avanti? Però è peccato essere stronzi già qua, no? Da come prendere sta cosa. Vabbè, non mi interessa. Probabilmente non mi interessa. Sarà stato una specie di tutorial ed è stato utile per sapere i tasti. Il resto mi interessa poco. È già disagio il tutorial. Ma sì, ma non capisco un cazzo. Dai, sono scemo. Andiamo avanti allora. Senta. Ultime notizie, Pinzimonio Salieri, premiato miglior pasticcere del mondo. Oh, siete quelle tazzine che hanno sistemato Satanasso, vero? Quest'isola è tosta, ma se avete dato il ben servito a quel demonio, servitevi pure. Ehi, amici, prendete questi quattrini e avete fatto un favore al mondo. Bella lì. Lo porto, io lo porto. Oh, cazzo. Vabbè, andiamo in... ovunque... Allora, rischi per fiaschi, vabbè, mi piace. E si va col primo vero mondo, e qua me incazzo, ragazzi, qua si comincia lo spettacolo che stavate aspettando da anni su questi schermi. Porto io, lo porto. Ah, ma è già una arca. Oh. Aspetta, c'è già troppa gente a schermo, io non capisco niente. Fagli male, fagli male. Oh merda. No, che cazzo fa, eh? Ah, quelle sono bombe, zio stronzo. Ah sì, devo un attimo abituarmi a vedere 56.000 robe a schermo. Lo porto io, ecco. Datemi un attimo per favore. Sono un attimo in difficoltà. Ah, Gesù Cristo. Allora, non so se mi piace questo. No, vai così, sì, che gli fa male. Ah, cazzo. Dio porco. Ci sono quelli che fanno le puzze. Fagli male. No, vai, fare in culo. Aspetta, devo capire come premere tutti i tasti contemporaneamente, perché tipo qualunque tasto mi serve a qualcosa. No, nel culo! Che stronzo. Ah, aspetta, c'era quello anche che era buono. Quello era buono da prendere. Ah!
No, non sono riuscito a farlo esplodere. Orca merda, gli sono andato addosso. Ok. Va bene, sto più o meno capendo. Non è vero, ma... ma non potevamo cominciare con un run and gun un attimo semplice? No, subito con la merda. Questo ha già lanciato le bombe. No, che cazzo ha lanciato? Un bruco. Ma figa, in testa mia il bruco, pezzo di merda. Ma guarda quante bombe. Occhio al merdo. Così lo sto prendendo, vero? Sì. Vai a fare in culo. Cazzo, la mina vagante. Vai in culo tuo. Fagli male, fagli male, fagli male, ottimo. Merda, zio stronzo. Vai a cagare, ti colpisco. No, dio madonna, quella stronza. Dammi un attimo. Ecco, dammi un attimo. Ma veramente, l'hai fatto così al volo adesso il Reddaldo, ma bella lì. Bella lì, mamma mia, i poteri qua dei fautori. Bella lì, ora buona fortuna con Satanasso allora. No, zio boia. No, camarò. Capisco. Sto capendo ancora poco. Devo avere 57 occhi in sto gioco. 57 figa di occhi. Se la mamma puttana. La mamma puttana. Cazzo, abbiate pazienza. Sono un po' fuori allenamento da campo. No, sto bruco di merda mi mette erco io. Mi mette ansia. Dio stronzo. Bestemmio. Dio boia. Dio stronzo. Vabbè, andare almeno alla seconda fase una volta, no? Dio porco. Guarda quante figa di bombe del car. Guarda c'è sta merda. Vai via, vai. Vai via. Ma sì, ma in figa di tua madre. Ma saffanculo. Devo far diventare gli altri amici. A parte me stesso e il resto stronzo. Dio porco. Cerchiamo di eliminare ste bombe per favore, che sono veramente... No, il bruco. Gianluca, i bruchi. Che stai a pensare ai bruchi? Cazzo. Madonna. Questa è stata una buona schivata. Zio boia. No. Ok, non l'ho preso, non l'ho preso. No, tu è sciopa. Dio stronzo. No, non mi avrai. No. Mamma mia, le schivate incredibili. Solo orco mio. Ecco, le schivate incredibili. Ho pigliato il colpo in... Orca merda, mi ha lanciato il bruco proprio nel culo qua, ragazzi. Con una pedata incredibile. Se soffri, figlio di puttana. Oh merda, sembra... Oh Gesù. Oddio. Cosa... Che vuoi... Ma che vuoi... Non so cosa devo fare. Probabilmente devo evitare il rosso, ma... Sì, ma...
zio stronzo! Eh sì, vabbè, che cazzo devo fare? Zio Kang. Ok, però enormi, incredibili progressi, signori. Enormi e incredibili progressi. Zio Boia. Ah! Sciopa! Può andare in culo sto bruco di merda, basta! Ah, ok, devo finire. No, pensavo che esplodesse da solo, ma c'è. Stronzo mio. No, la Madonna, la Madonna. No, non me sono mica accorto, sa. La sorca di tua madre. Devo capire come schivare i cosi rossi. Quello ancora non mi è chiarissimo. Porto, io lo porto. Zio stronzo. Sti bruchi della merda puttana. No, me la son presa nel culo. Volevo fare la mossa per zio boia. Can. Ah! Va a cagare. Merda. Vorrei capire se faccio. Oh, zio stronzo. No, spariamo con sta merda qua. A parte mi sono già fatto male, mi urta il sistema nervoso, ma. Non mi ricordo come si attiva la super cazzo. Adesso che ci penso, lo stronzo, io lo stronzo. Non riesco a ricordarmi proprio come si faccia. Stato attento. Ah, mi ha dato un colpo al di anca, m'ha ammazzato. Peccato, stiamo facendo bei danni. Cazzo, c'era un tasto che non riesco a ricordare. Aspetta, se io faccio assegna. No, non è. Aspetta, sto sparo qua non mi. Aspetta. Non mi piace, non mi serve. Farei piuttosto questo qua che fa. Va sempre a segno anche se fa poco male. Però almeno è più utile.
La super cazzo, non mi ricordo come si attiva. Non me lo scrivono, no, eh? Merda. A parte mi servono tutte e cinque le carte, ma ok, ma a parte quello. Lo scopriremo dopo. È utile per uccidere il bruco, cazzo, no? Effettivamente quello ho apprezzato avere. Zio boss stronzo, zio porco, merda. No, ma perché io sono andato in faccia? È figa. Zio boia, questo ok, non sarà il tentativo buono ad occhio. Vaffanculo. Queste là e poi vanno aggiunte alla playlist YouTube. Temo di sì, temo di sì. Lo porto io, lo porto! Norca stronza, boia! Ma perché faccio il coglione? Zio stronzo che sono. Beta S! No, 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 non sta a fare il mona! Abuchin. La schivata massima! E basta, è finita. Ho fatto una schivata massima, poi basta, sti cazzi. Però è stato bello il gasamento con cui l'ho detto. Wow! Zio stronzo, balordo! Oh, mi è comparso nel culo. No, cosa ho fatto? Mio Dio, non lo so. Ho fatto robe che io non capisco. No! Andava troppo veloce. Devo aver fatto per sbaglio una mossa speciale, ma non quella specialissima. Quella mena. Sì, mena. Circa speciale, che consuma una carta sola. Non so se mi piaceva. Ok, penso fosse X il tasto. Buono. Lo porto io. Zio stronzissimo di merda. Cazzo schifo. Madonna, adesso inizio ad avere la voglia di uccidermi per ricominciare il livello. Non so se vi ricordate questi grandi momenti. Arca madò, quella stronzona di merda. No, non so come si fa. Ah, con questo tasto, aspetta. Forse ha scavito. Figa
Figa, mi dà una difesa della Madonna sta cosa. Ok, circa. Vabbè, l'importante è capire. Perché alla fine si tratta di capire. Mamma Dio. Dio stronzo. Ah, ma allora ma non ci vedo, ma sono cieco, sono. Dio Madonna, uccidimi! Oh. Ricominciamo, ricominciamo. Non possiamo cominciare così. No! Zio Boia! No, adesso muoio, perché non si fa. Avanti. Sì, avanti. No, no, un colpo subito non ci sto, non ci sto. A cagare. Cominciamo già con l'handicap di avere un HP in meno, ma che sono stronzo. Devo stare più attento però. Sparagli nel culo. Ok. Ok. Gliela in testa. Vabbè, qua compaiono tutti gli stronzi. No! Mamma mia. Ok. Mamma mia, ok. E fin qua ci piace, fin qua ci piace. Cosa sta succedendo? No! Sono mona! Sono mona! Sono mona! Sono mona! Sono mona! Zio po' stronzo! Oh! Mi ha dato un calcio nelle palle! Ok, in questa fase dopo diventa difficile andargli a sparare con i pezzettini rossi, ecco. Quindi là magari ci difendiamo un po' anche con quello verde. No, Dio! Quel disgraziato balordo! No, non l'ho visto, non ho guardato avanti. Zio, Madonna. Non sapevo dove andare, ero circondato sto giro, cazzo. Ui! Qua te sei fermato a rompermi il cazzo. Ma vaffanculo, va. Che merda, che merda. Ah. Dove cazzo vai? Fermati. Bruco del cazzo, non so, non credo sia un bruco. Per noi adesso è un bruco! Zio stronzo. Boh. No! Non vale! Merdaccia! Merda, merda. Era troppo veloce. Thank you.
Però funzionava come tattica, perché potevo sparare libero e scappare, solo che poi sono stronzo. E non sono scappato bene. Va bene, va bene, va bene. Madonna, il bruco! La merda! E allora? Incolati! Stupido, stupido, stupido! Faccia di merda! Zio stronzo! Uè! Zio boia! Ho scappato malissimo. Cazzo, a un certo punto mi incastro, mi frego da solo. Diventa mio amico, bruco! Stupido bruco di merda! Oh, che culo! Ah! Zio stronzone di merda! Miau! Capisco più un cazzo! Ok. Che non mi dare i calci nei coglioni, zio stronzo che non sono altro. Non so cosa ho fatto, cosa sto facendo. Non lo so. Dai, scioppa, brutta puttana. Ecco, scioppami. Ah, c'eravamo quasi! Solo che dopo c'era ancora una terza fa, Dio santo! No, ma un bel gioco, capo, comprate! Affanculo, ma porco io! Ah, ma dai, ma vaffanculo, proprio nell'angolo sei venuto a rompermi il cazzo. Ma sarai un figlio di puttana allora, dai, fatti i cazzi tuoi. Scostumato di merda. Guarda, con i bruchi, sto morendo a bruchi. I bruchi. Cazzo, i bruchi. Vaffanculo. Dove? Ma no, non ho neanche capito dov'ero, vaffanculo. A un certo punto mi sono perso proprio. Aspetta che bevo un'altra goccia, sto sciopando. Fanculo i bruchi. Vai, siamo pronti. La porta, io la porta. Porco mio! Lo sapevo! Pezzo di merda! Zio, no! Adesso devo morire, devo morire. Oh. Via, prossimo. Sto cominciando ad avere un po' caldo. Porca merda. Zorca, madò, se non pio quel bruco nel culo non son contento! Cazzo!
Prendo sempre lo stesso bruco di merda. Vieni qua. Zizuboia. Tenculo. No, il bruco del sporco io. Cazzo te ridi, brutta puttana. C'è niente da ridere. Sciopa! Sciopo. Vado, sono cascato poi in testa. Oh. Ah! No, ma perché gli ho planato in culo? Si può sapere. Ma così a caso? No, ti eri incastrato con il Red Dead e mo hai finito tutto. Bella lì. Mamma mia, bella lì. Buon per te. Io penso che presto cambierò livello per prendere una boccata d'aria. Ok, e ci arriviamo con tutta la figa di vita. Eccolo là, la figa di vita. Culo, se sciopa, lurida puttana di merda. No, guarda che l'ho mancato perché ha fatto il cazzo di là. No, mi succhia. Ma che cazzo fai? Ma buchi. Ma succhia tua madre. Non sto capendo cosa sto colpendo, perché... Ma vaffanculo, va! Non lo so, l'ho appena iniziato, però ti dico... non gioco a Cuphead da circa 2 anni. E quindi sono fuori forma. Sembra difficile, ma al momento a ricordi non mi sembra più difficile del gioco normale. Mi sembra più o meno sulla stessa linea, dai, diciamo così. Cazzo, stavamo andando bene adesso. Però per quello che costa, se ti è piaciuto il gioco normale, io comprerei anche il DLC. Tanto sono 8 euro. Già sti cazzi. Porca madò, voglio fare prendiamo la super, ho sbagliato. Devo ricordarmi che è molto importante fare le super. Però così non andiamo. Devo morire un attimo, scusate, devo morire, scusi. Mi colpisca, grazie. In modalità extra, cazzo. Te odi giusto un pochetto. Ma poco. Thank you.
zio Bo stronzo. Madonna! Ma che cazzo sta a fa? Porto, io lo porto! Il Cristo di Dio santo! Sì, dai, diciamo che ci sto arrivando, però purtroppo ci vuole tempo. Troppo fuori allenamento e il pad non funziona come... Cioè, per fortuna non mi stanno dando i problemi che temevo, però... Non è come orco io giocare come quel pad principale. Però vabbè, finché non mi dà quei problemi di levetta, vabbè. No, che Cristo, non mi sono accorto. No, non ho visto dove stava andando il fumo. Cazzo, ce l'avevo nel culo proprio. Che sfiga. No. Ah, troppo veloce, troppo veloce. Devo andare dall'altro lato. Devo andare dall'altro lato. Quando è giallo dovevo andare a sinistra, invece ho insistito a destra e l'ho presa nel culo. A quel punto giustamente. Zio boia. La morte. Ok. Ok, ci andiamo con tutta la figa di vita per adesso. Sorrata, quella troiona. Ah, sono un coglione con la patente da stronzo. Ah! Ho sbagliato tasto! La sto prendendo nel culo! La Madonna! Cazzo, dai, figa, era morta! Infatti, si guarda l'animazione! sono riuscito a pregiare anzi che viva! Affanculo! Che sfiga! Che sfiga, mi ha fatto perdere il tempo della schivata, il figlio stronzo. Ma Gesù Cristo! Addio mancava il figa di Bruco. No, me la son presa in faccia. Zio sporco. No, per... Ma... I tastini sul
sui, come, sui Joy-Con della Switch sono troppo piccoli, quindi io col mio dito di merda premo tutto anziché solo un tasto. E poi succede questo, zio porco. Ma va bene così? O forse no? Dove cazzo corre questo? Ma che cazzo mi ha preso? Non ho capito cosa mi ha colpito. Mamma mia che sboro. Sì, boh, dovremmo morire. Dai, vien qua. Oh. Fanculo. Che... Siccome siamo arrivati quasi a vincere prima, mi secca adesso cambiare livello, no? Ovviamente. Preso male. Zio stronzo. Dai, va a morir Mazzava, pezzo di merda. Testa di cazzo. Guarda, sta lurida stronza. No, ho sbagliato. Zio stronzo de merda. Smetti di pigiare tasti a casa, fosse facile. Sono piccoli, sono troppo piccoli. Pal sono veramente troppo piccoli. No, orco io. Gesù Cristo. Bruco! Ma! Scioppa! Stupida merda! No! Lo porto. Zio porco. Ma figa! No, vieni qua. No. Non si apporta. Ah, che cazzo. Ma dove l'ho preso quel colpo? Ma stiamo scherzando. No, subito il bruco così, proprio di tradimento. Zio stronzone. Basta, bruchi. Ma che figa sto facendo. Madonna.
No, io sono andato troppo sotto. No, no, cosa? Cosa? Mi ha ammazzato con l'animazione de mor. No! Non mi ha preso il raggio, Mi ha ammazzato mentre faceva sta coglionata che stavamo... No, ma cazzo, dai. Ma vaffanculo, va, ma mai una gioia. Vaffanculo, vai. No, il bruco. Zio Sdrubalè. Va bene. Adesso la spreghiamo. No, figa. Zio stronzo. Ho sbagliato. No, ma che fa? Ma io dove devo mettere quando lei fa sta stronzata? Sono due volte che muoio perché sta puttana muore. Cazzo è? Amante di orchidea, la religiosa che te smazza mentre scopa. Affanculo. No, il Cristo. Dai, siamo diventati anche bravini, però. Ma devi anche aiutare un po', no? No, lo sapevo! Ah! Oh, mamma mia, non so come ho fatto a non pigliare colpi, qua. Ma veramente non lo so. Ma noi va bene così. No, ma non ha fatto il figlio di zio stronzo, porco due, madonna, tutti santi! No! Queste sono distrazioni mie e va bene. No, non va bene, però tocca accettarle, no? Se, inculati, inculati! Per sbaglio ho fatto la mossa, ma inculati. Non so come capire quando fa la linguaccia. Okay. Oh! Oh! No! Sono troppo sexy per morire! Se! No! Cosa? No! Non ho capito! Ma non avevo vinto! Ma com'era un fake? Avevo mollato il pad! Ma porco io! Ma cosa? Che cazzo ridete? Ma dai, ma no, ma figa, ha fatto il rumore di quando batti il boss. No, vabbè. Ma va a cagare.
Ma va a cagare, va. Ma va a cagare. Lo porto, io lo porto. Questa mi mancava in capo. Questa mi mancava, non era ancora mai successa. Ma va a fanculo, va. Zio porco. Lo porto, io lo porto. Norco, zio stronzo! Zio porco, però. Zio porco. Mi sento veramente ladrato. Penso come mai nella mia vita videoludica. E va a morire ammazzata, figlia di puttana stronza. Ora tocca a sto coglione. No, non l'ho preso. Cazzo, l'ho sprecato. Hai monade tu mare, quella gran stronza. Lercia di merda. Sì, il Cristo Dio knockout. Ora sto attento, zio porco. Tu, faccia di merda. Sì, stavolta è vero. E stavolta è vero. E stavolta è vero. Lumaca di merda. Lumaca di merda. Oh, e grazie del GG, signor Colo. Zio porco. In modalità esperto pure la carota diventa difficile, immagino, sì. Oh, B-meno, e piglia testa B-meno. Toh! Bene, dai, ci abbiamo messo solo un'ora per fare il primo boss. Severo ma giusto. Bentornati in Cuphead. Affanculo. Dipende dall'arena, tipo qua non l'ho usato praticamente mai. In altre cerco di usarlo un po' di più, però dovrei vedere se dopo 2 anni sono ancora bravo. Hai preso la pastella per sciacqua budella. È tipo digestivo. Ah, qua c'è qualcosa. E tu? Buh, ti ho spaventato. Ma vaffanculo, non c'è niente di meglio di una bella storia di fantasmi attorno al fuoco. Pare che una certa fantasmina abbia dato una bella lezione ai poco di buono qui attorno. Così ho pensato di annotare le sue imprese. Non mi dispiacerebbe raccontare la storia di come furono vinte le verdure villanzone. Oh, ma vaffanculo, penso che al momento non si possa. Ah, c'era una scaletta qua, sì, come no, l'abbiamo vista prima, come no. Andiamo a vedere questo? Dai. Rocca della Rocco. E di solito quando mi consigliate voi roba in chat finisce tanto tanto male, quindi... quindi vediamo, vediamo dove cazzo finiamo. Oh, Gesù Cristo. Io comincerei a sparare, poi non lo so. Adesso tanto mi rompe il culo, vero? Ora scoprirò che non dovevo colpirla. Ah, mi scusi, non dovevo colpirla! No! Vabbè, ma era in amicizia! Salve, signor Re, come la va?
Hola Tazzine, vi do il benvenuto allo mio fluttuante palazzo. Io sono l'unico e vero sovrano, il re dei giochi, da lungi vivi di combattere con zelo e baldanza aiosa. Ed ecco, vi concedo un posto nel mio real torneo. In coteste pugne a nulla serviranno armi e amuleti. Per sopraffare gli campioni miei dovrete trovare sistemi d'altra fatta. O fattanza. Dalle vittorie e le ricchezze, ora la pugna orsù. Lo pugno io, lo pugno. Ma c'è Pippo Grifo? Ma io spero di no. Pippo Grifo una volta basta e avanza, no? Nel dubbio abbiamo pestato pure il re qua. Oh Cristo. Ah, stavo sbagliando il tasto. Zio stronzo. Porco mio. Zio boia. Ho sbagliato. Ok, ora ho capito cosa devo fare. Ce la facciamo, non c'è problema. E sbagliavo anche tasto per il perry, figuriamoci. Però è un po' stronzo lo so, no? Ok, si può fare tutto anche di un balzo con il doppio salto. Devo un attimo. Ok, ok. Perché premo l'altro tasto? Ci stavamo riuscendo. Però non scendevano quelli con la testa rosa. No, era senza testa. Ah, ma se io ci sono sotto saltano giù. Aspetta, mo me sono accorto forse, aspetta. Sì, ma figa un attimo. Ma va a fare in culo, vai. Ok, sta diventando complicato pure sta stronzata, ottimo. Sei! Vaffanculo, vai! Troppo più forte, troppo più forte! Faccia di tazza. Ma non sarà finita qua, vero? Per questa valente vittoria conferisco ricchezze a dismisura! Squacca lei! E ora congedatevi, orsù! Ma si congedi lei! Stronzo. Non è perché il re allora qua fa il cazzo che se vuole, eh. Ottimo. Ora possiamo tornare a prendere botte. Ah, c'è un'altra scala qua, aspetta. Vabbè, facciamo prima. Oh, là vedo un aereo. Cazzo. Vabbè, facciamo qua che andrà a finire sicuramente male. Carolina Colubrina in duello a mezzodì. Andiamo da Carolina, vediamo come finisce male qua. Io lo porto. Oh no! Non mi ricordo come funzionava
No, sta roba è tanto, sa tanto di Pippo Grifo però, solo con le vacche. La pagrifo, eccolo Pippo Grifo che mi ha inculato con un candelotto. Ma no, vabbè. Che cazzo. Non è giusto così. Non sto capendo a cosa devo stare attento. Ma mi arriva... Ma che cazzo è sta roba? Ma vaffanculo. Ma mi sparano pure da dietro. Porco giuda. È uguale a Pippo Grifo solo con una vacca, zio stronzo. Ma dio spor... Devo ricordarmi i tasti. Aspetta. Eh sì, questo è il Pippo Grifo 2.0, ragazzi. È che devo ricordarmi i tasti dell'aereo. Perché c'era il cambio arma che lo fa così. Così mi rimpicciolisco. Ma posso rimpicciolire anche così a piacimento mio. Zio bestia. Bestia. Basta. Mi sono già rotto il cazzo di Pippo Grifo io. No, vabbè. Poi tira fuori sta roba verde che fa un po' impressione. Vabbè, si sta incazzando. No, vabbè. No, porca madonna. Ma no. Io volevo fare una prima live di ambientamento, non già con Pippo Grifo delle vacche, però. Porca puttana. Non è possibile una legge. Lo porca merda. Sì, che ne ho Pippo Grifo, devi stare attento da tutte le direzioni. Guardate, zio stronzo! Porco, te sparano da tutti i culi! Ah, sta merda. Boiade! Ma sì, ma... non saprei quasi... Che ne dite? Ce lo teniamo per più avanti, giusto per essere, per una live intera da dedicargli, non lo so, ditemi voi. Senza che ce lo spoileriamo troppo. Sto Dio Madonna! Zio puttana troia. Dio... No, non ce la posso fare. Che devo prendere l'abitudine anche a tornare vicino, no? Arco io! Zio porco. Sto stronzo che mi viene nel culo, guarda. Mamma mia. Non lo vedo mai comparire poi. Dio boia. Dio madonna. Avere la mente, la vista tipo a 360 gradi. Zio porco. Zio stronzo. Ma vai monade con la tua mare stronza. Ma non posso stare attento a tutta sta roba. Ma che cazzo è? Dios. Oe! Cazzo ridi, vacca di merda. Zio boia, i razzi. Sto cetriolo di merda. Oh, oh, oh. Lui ride. Oh, oh, oh. Zio sporco. Oh, oh, oh. Orco io. Oh, oh, oh. Tua mamma. Mille puttane di mamme troie. Mille.
Via testa ciambrecola! No, me la... giustamente c'era la merda in mezzo. Via zio sporco! No, poi c'ha quattro fasi, veramente come Pippo Grifo. È veramente un colpo... Zio stronzo! Un colpo basso incredibile. Zio bestia. Ma vaffanculo. No, questo ha bisogno di tempo, ragazzi. Questo ha bisogno di tempo. Non posso farlo adesso. Dobbiamo sparare a inizio live. Magari poi ci mettiamo culo in un tentativo, oppure ci mettiamo due ore, ma ha bisogno di tempo questo. Perché è la nostra nemesi. Per chi magari è arrivato ultimamente sul canale non lo sa, io ci ho speso non so quante ore su Pippo Grifo. Ed è la mia nemesi personale. Quindi ha bisogno di un trattamento speciale quando affronto Pippo Grifo o qualcuno che gli assomiglia. Questa vacca di merda è uguale alla fight di Pippo Grifo. Ah, ok. No, vai a fare in culo, stai zitto e fammi fare la pugna. La pugno io. Sì, sì, bisogna dargli il tempo giusto e non si può fare adesso alla svelta Pippo Grifo, no, no. Che cazzo vuoi tu? Sì, ma vaffanculo vai! Ma figlio di puttana! Ma tua madre è stronza! Porco mio! Zio stronzo! Non me ci picchio il tasto! Zio porco, sono stronzo io! Poi è bello che lei dice, ma non servono armi, però gli altri le usano, ah, vaffanculo. No, ho sbagliato, figlio. Attacca però. Che è sto attacco del cazzo? Zio porco. Ma io ci sono. Zio stronzo. No, perché mi sono corso addosso, tipo? Ma è la mona del tuo mare. Sucrea lei era con quanto tempo, con la Madonna. Va come deve andare con Caped, quindi circa. No, diceva abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Con lei come la va? C'ha un sacco di vita con questa merda. Ci provo a pusharlo. Ha tanta vita. No, non c'ho coglioni di far ste robe. Mi fa un po' cagare, onestamente. Però Pippo Grifo ce lo teniamo. No, torniamo su Pippo Grifo, dai. No, no. Ormai... Cioè, noi lo chiamiamo Pippo Grifo, ma... Ormai dobbiamo. Magari che ci volesse anche un'ora, ci facciamo Pippo Grifo. Anche se ci volesse un'ora. Sono un'ora e mezza di live, ma sì. Quindi piovono sangue? Sì, un pochino sì, dai, un pochino sì. Sempre con lo zio, però, ecco. Sempre con lo zio e mai col dio vero. Dai. Lo faccio per voi, bastardi!
E via con il Pippo Grifo 2.0. Ecco la Madonna. Via. Ah! Guarda, arriva tutta la merda, arriva. Zio bestia. Ah! Oddio, dipende da quale risposta non hai sentito. Sul come va ho detto sì, tutto abbastanza bene. Mentre sui Santa Trieste sì, assolutamente, questo gioco mi ricaccia sempre fuori in quantità importanti, sempre con lo zio, mai con Dio, però tanto veramente, orca merda, è un gioco veramente che fa troppo incazzare. Porco, è un colpo doppia. Ma sputato, ma... ah sì, vabbè, ero in un incrocio veramente. Affanculo, va. Mamma mia, se ti... no, zio porco. Mamma mia, che merda. Che merda sta fase. C'è troppa roba da schivare. C'è veramente troppa roba da schivare. Dio Madonna! Sputtana! Zio porco! Mamma mia, non può essere un bel tentativo, ma... ecco, appunto. Vai, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mona del tipo grifo. No, non ho visto la palla nel culo! Ma... oddio. No, vabbè, le ho prese tutte, guai, le ho prese veramente tutte. Ecco, mi ha sparato pure in faccia. Spusca disco. Pensavo di essere una distanza di sicurezza, invece è proprio... ah! Ah! Schiva! Non ce l'ho fatta più. Però cazzo, ho schivato un sacco, porca puttana. Non so manco come ho fatto. Figa, avevo anche quasi finito una fase. Zio po. Occhio al cetriolo di mare qua. Oh! No! No, io ero troppo vicino. Ah, ma no. Ah, cagare, va. Che merda. Ed è qui che il condominio conobbe veramente i fautori nel vicinato qua. No, ricomincia, va, fanculo, va. Pavaro. Lo riporto in vita, io lo riporto. Ah! Oh!
Vabbò, però. Oh, non me ne accorgo mai quando mi arriva in culo. Scazzo, se i vicini sentono che dico che non mi accorgo mai quando mi arriva del culo. Madonna, sono finito. Non è come sembra, giuro, sto solo giocando a Cuphead. Io che urlo come se mi facessi male e che dico che non mi accorgo che mi arriva, veramente è un equivoco enorme, ma giuro, signori del condominio, non è come sembra. Ah! Ok, un colpo è onesto. Non riesco mai ad andarlo a colpire, zio stronzo. Uè, ma c'è. No, adesso c'è un giro di roba troppo brutto. Sì, inculati. Cazzo, nuova fase. Oh! Che cazzo è sta roba? È solo il secondo boss che vedo. È solo il secondo. Ah, il culo. Ma Dio. Oh. Ah, vabbè, c'è troppa roba, figo. C'è sbagliato. Carabinieri ambulanti. Sì, perché ci sta alla fine della fiera. No, sono stronzo, ho sbagliato tutto. Oh! Bombarolo di merda. Ah! Vabbè, ma qua sciopa tutto. Diventa tipo un toro di salsicce. Ah, sempre nel culo. Lì non lo vedo mai arrivare. Oh, culo che sento il sibilo. Ma non lo becco mai. Ah, vedi, me l'ho appoggiato pure in testa adesso. Muori, va che è meglio. Vacca puttana, altro che vacca Carolina qua, come. Ah, il culo! Ah, la testa! Ah, tutto nella. Tutto in culo. Spernacchia tua madre. Oh, ah! Lingottone. No, cosa mi ha colpito? Non ho mica visto. Ah!
cazzo sei? Ah! Oh, non so cosa fare! Oh mio Dio! Non so cosa sto... Sono troppo veloce! No! Cazzo. Era un tentativo onesto. E che sta a fare adesso? Non l'avevo capita come cosa stava succedendo. Ah, il culo! Zio stronzo. La moneta nel culo fa male. Zio stronzo anche nei denti. Zio porco. Che cazzo sto vedendo, capriole? Quello che hai chiesto a te. Ora t'accontenti, oh. No, è sempre il culo. Che palle. Basta darmi la palla chiodata nel culo. Uè. Ah! Wow! Troppa roba da schivare, oh. Dio stronzo. Se in culo mio. Proviamo a capire come schivare soprattutto. È un po' un casino. Se no, lo farebbero tutti. Orca madosca. Sta palla nel culo ogni volta. No! No, 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 non può. Non mi triggera troppo sta palletta nel culo. No, mamma, Dio. Fatemi riavviare almeno ancora questa volta, per favore. Mi triggerà troppo questi colpi all'inizio di distrazione. Palla in culo, ok, schivata. Zio porco. Non capisco un cazzo. Sostanzialmente. Rompiti, faccia di merda. Mi rompo io. Palla in culo. Ah, mamma mia, io spacco tutto. Madre di Dio. No, va, non c'è la... No, no, mamma mia. Ho un attimo di mancamento. Ho un attimo di mancamento. Sto prendendo troppi colpi. Spacco io lo spacco. Palla in culo. Intanto finalmente ho capito chi mi manda la palla in culo ed è già un progresso enorme. È quel vitellino di merda. Così almeno so quando devo stare attento a schivare, no? Ah, è già un qualcosa. Ma che la bomba nel culo? Stronzo.
Ok, un colpo è accettabile, molto bene. Zio porco, questo è già meno accettabile. Ma dove figa son da? No! Ma... Dio madonna. Cazzo, ho sbagliato tutto purtroppo. Non svengo. Ci provo. Troppo importante ammazzare il vitellino di merda. Ma vaffanculo! Mi sono inculato da solo. Dio stronzo. Ah, sono stato troppo sul bordo, colpa mia. Ma è stato troppo sul bordo. Poi sono stronzo e basta. Zio stronzo. Sta fase, perché sei tipo, c'è il vento, o almeno credo, che mi limita i movimenti un po', no? Non ce li hai belli libri. Poi c'hai sti cazzi in scatola che guarda come giocano con la bistecca, che ti offuscano la vista, che è una cosa incredibile. E non sai dove andare, devi schivare la bistecca rotante, il cazzo gigante, devi schivare qualunque cazzo. Letteralmente, però. Zio stronzo. Non in testa. Ma siamo diventati quasi dei bravi schivatori nella prima fase. Zio Bosco Troia. Poi qua io non ho capito cosa devo fare, onestamente. Qua non si capisce un cazzo. Ciao New Velox, sono Ciao Fautoni. Mi spieghi un po' come funziona il cooperativo? Basta che avvio il gioco e invito un mio amico. Allora, non so se esiste la cooperativa online. Sicuramente quella in locale, ma onestamente... mi spiace, ma non so dirti se esiste quella online. Mi pare di sì. Però appunto, casomai devi vedere. Di solito è abbastanza intuitivo vedere come invitare. Però non te lo so dire. Non con così tanta certezza.
zio stronzo, però. No! Sto cetriolo di merda. Madre di Dio. Che merda di tentativo. No, vabbè, dobbiamo morire adesso. A posto. Non si può giocare così. Dio ah, dai, che cazzo, due colpi così, porco mio. Ah. No, sono stupido. No, ho sbagliato tasto. Zio porco, sta merda che ruota come le mie palle. Ma non riesco a schivarla, è troppo OP quella roba. Ma Dio, dai figa, va su tutto lo schermo in un secondo, sta merda di carne del cazzo. Ma come cazzo fai? Come cazzo fai a schivare una roba del genere? Si può sapere? Zio. Zio. Canaia. Dopo io sono lento di cervello e non schivo il cetriolo. Dai. Dai. Dai, zio porco. Ma muori per favore. Deragliano. Gli aerei non deragliano, ma noi lo faremo. Esplodi e basta. Qualunque mezzo di locomozione può esplodere. No! Ti odio! Zio Brago! No, il cazzo gigante! Ho solo un HP. Zio sbestione! In questa fase qua è quello che volevo fare, che stavo provando proprio adesso, solo che sono con un HP solo non ce l'ho fatta. Se intendevi questa fase qua. No!
tutto. Madonna. Spernacchia tua madre, va. Il 100% del mio cervello qui, il 100%! Ecco. Zio stronzo. Che difficile sta fase. Ah, è che in realtà il problema di quei barattoli là è che alcuni dipende dove sono orientati, no? E quindi in realtà non è per forza un vantaggio stare solo in alto, purtroppo. Oddio, porco, mi sono distratto a guardare le bombe. Quindi in realtà non credo mi convenga del... Zio stronzo! Zio... No, muori, per favore! Lo ero per la fase di schivare i soldi. Sono bravo a schivare i soldi anche nella vita reale, purtroppo. Sporco però, eh. Ce l'avevamo quasi fatta di nuovo a far sta fase. Ogni tanto sbaglio tasto, col dito pigio 56 robe, purtroppo. Quello non aiuta mai. Zio boia! Finita sta live, vado a giocarmi un po' a My Time a Sandrock per conto mio, così mi rilasso. Vado a coltivare il mio bello orticello. Vado a fare le mie commissioncine e mi diverto e mi rilasso. E se no qua io ci muoio. Zio sputtana! Norco. Devo bere. Devo anche bere della birra dopo. Porto, io lo porto. Questa è una sfida troppo personale, Cristi Dio. Avanti, faccia di merda!
Assorrata! La faccia di merda! Ecco. No! Figa! Non so dove mi conviene stare qua, onestamente, invece. Se là in alto dove ero adesso, oppure magari centrale tra le salsicce. Non lo so. E io invece bevo, capriola. Io bevo. Un giorno ti farò un video che bevo fuori dalle live e vedrai quanto bevo, mamma mia. Mi berrò a collo una bottiglia di tè alla pesca solo per farti un dispetto e ti manderò il video. Zio porco. No. No, muori! Grandi discorsi con questa boss fight, eh? Tra robe da dietro e salsicce e capriola. Sei contenta? Non so se voglio continuare questa lotta in queste condizioni. No! Ma sì, devo schivare anche Gesù Cristo ancora un po'. C'erano anche i razzi, i cazzi. Non lo so io. Ma vaffanculo. Bravo, Raccoon, bravo. Sempre viva il tè alla pesca. Birra e tè alla pesca. Che anche la birra non va mai sottovalutata nell'economia. È troppo importante. Zio stronzo! Zio porco! No, che odio, che figa di tempismo! Già due volte su due adesso! Che mi arrivano i razzi dell'uccello e sta aspirapolvere di merda. Posso fare tutto qua. Orca madosca, quella gran puttana lercia. Dai, sciopa. Più forte! Zio sbregafioi! Era una buona tattica però. Perché in realtà facendomi piccolo riesco a schivare abbastanza bene la carne. Che c'è, Gabriele? Che c'è? No! No! No, no, proprio in testa, vabbè. Uè! Ok. Adesso qua si fa la storia, ragazzi. Abbiamo tutte le capacità per far cagare. Ma quelle non sono mai mancate. Ok. Thank you.
No, ho sputtanato tutto in un colpo. Che figlio di puttana che sono. Ah, ma in realtà lo stavo facendo bene. Ho preso proprio colpi stupidi. Tre colpi stupidi. Ero arrivato benissimo alla fase adesso. Con tre vite, cazzo. Era una merda. Ecco, era un tentativo quasi perfetto. Che palle. Mannaccia, oh. Occhio al cazzo dietro, ok. No, figa! No, niente da fare. Niente da fare. No, mi sono alzato troppo. Madonna. Cazzo, perché sento che possiamo farcela, ma è tosta. No, porco mio. Dio, porca. Muori, va. Fattelo dar dall'uccello il colpo di grazia. Oh. No! C'ho veramente le mie deficienze incredibili che non capisco un cazzo! Nah. Way. Lo porto. Uè! Merca madò! Va bene, accettabile. Zio stronzo! Dio, ma mercoledì! Ma che Cristo di me! Spacco, io lo spacco!
Alessio stronzo. Ma figa, c'aveva il collo che mi seguiva. Zio stronzissimo di merda. Sbaglio il figa di pulsanti tra le varie cose. Dio de Gesù. Dio madonna. Tipo grifo. No, non l'ho ammazzato. Zio porco! Madonna! Che merda! No, cosa mi è esploso in faccia? C'è una monetina, non l'ho vista, non l'ho vista. Assolutamente, non l'ho vista. Ah! No, insieme alle bombe. Ok. No! Porto io, proprio all'ultimo colpo l'ho preso. Vai, esplodi. Esplodi! Porca merda! I limoni, signora! I limoni! Esplodi! No, esplodo io! Cazzo! Sta fase è difficile perché non l'abbiamo sperimentata ancora abbastanza. Zio stronzo. Mi sprego. No! Mamma mia, no, ma vai a morire, ti prego. Lo porto io. Thank you.
zio stronzo. No! E mo? Oh! E mo un cazzo in culo. Il problema è quando ovviamente ci sono sti barattoli volanti, cazzo. E là non so dove andare a ripararmi per schivarmi. Quello è il momento critico dell'ultima fase, ancora da capire. Scioppa? Che cazzo sta facendo? Esplodi! Si è buggato? Si è buggato? No, non mi dire che si deve... si è buggato. Oh Gesù, si è buggato. Si è buggato! Ma no! Ah, non l'avevo letto. Comunque sì, là ho visto che si può passare. Oh! No, dai, no, così non vale. Così non vale. E pareva che sarà buggato. Ma è come... cioè, secondo il gioco noi stavamo andando avanti. No, vabbè, lo do... così non vale. Così non vale. Incredibile. Siamo riusciti a buggarlo. Il gioco ha avuto pietà di noi. Però lo rifaremo, cioè non adesso. Però lo rifaremo in maniera leale. Lo rifaremo in maniera leale. E se no non vale così, ragazzi. Ma siamo sempre giocatori onesti. Hai preso il lime desertico. Ok. Sì, cioè più che culo, sì. Usato un bug inaspettato, però come ha detto lo rifaremo come bonus in maniera onesta, come che se no non vale, non vale. Dobbiamo batterlo noi con le, tutte le sue fasi, quindi ci ritorneremo, magari non subito, cioè quando magari arriviamo alla fine del DLC, ecco, no, se no, perché adesso c'ho il tempo, ancora pochi giorni, poi torno a lavorare, quindi là sarà più casino. Quindi vedremo. Comunque qua già c'è un aereo e non fa ben pensare. Fantasmini vari eccetera, va bene. Comunque signori, io direi che questa live finisce qua. Abbiamo fatto in un certo senso due boss più una sfida con il re degli scacchi, dai, cazzo ne so chi era. E quindi questa live finisce qua. Ma il bug non l'hai causato. Ah no no no, ovvio che non l'ho causato io, ci mancherebbe. Purtroppo giochi hanno i bug e ce n'è successo uno. Però sì, lo rifaremo giusto anche per completezza, per così senso di sfida, quello assolutamente. Ecco. Ci sta, secondo me, ci sta. Comunque, io. Ma se riesco torno già domani, ragazzi. Perché io sono a casa ancora
tre giorni, vabbè, uno di questi giorni dovrò fare sto benedetto tampone per vedere se sono negativo. Però insomma, a parte quello, non ho molti impegni visto che devo restare a casa. Perciò forse ci vediamo già domani, vediamo un po'. Vi faccio sapere su Telegram. E basta, signori, basta. Io vi auguro un buon proseguimento, spero vi sia piaciuto questo DLC, questa prima parte del DLC. Ci vediamo molto presto. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.